Mannaggia, è finita la connessione, cioè o meglio, sono finiti i minuti che avevo a disposizione. Vediamo se riprende tutto qua. Erano finiti i minuti a disposizione perché a più di 60 minuti non si riesce a fare nulla. Scusate, i 60 minuti erano finiti. Vediamo se rientrano tutti. Riusciamo a fare ancora un po' qualche minuto. Ciao football! Ciao, 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 ciao. È un piacere sentire Valentino, no? È un piacere, a me piace sentire Valentino. Allora, vediamo un attimino. Eccolo qua. Scusate, è andato giù, sono finiti i 60 minuti, perciò non l'ho fatto apposta. Senza neanche avvisare questa volta. Eccolo lì, eccolo lì. Sai quante ne potrei raccontare, cattivissimo? Ma tu parlavi, hai visto lo schermo nero? Tu quel maleducato di cattivissimo, eh? Ma tu sai suonare questa, no? No. Eh? Tu suoni qualcos'altro, no? Tu suoni qualcos'altro. Solo il flauto di pelle. No, 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 no. Quello lo sto usando, il Bombata. Bombata fa la pubblicità di qualcos'altro. Se io potessi mettermi come un piccolo insetto e sentire quelle cose che si dicono dentro casa tua, sugli altri. Ma tu sei bravo, non sei una persona che sparla, no? Le No, ma dici io in te ne posso faccia, le dici in raccontare. faccia, le dici in faccia. No, 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 attenzione, quando io ti dico te, sai quante te ne potrei raccontare? Ti parlo più in bene che in male, attenzione. No, anche perché a me non me ne fotte proprio un cazzo, cattivissimo. Lo sai come ragiono? Cioè, a me non mi fa. Ciao! Buonasera. Sento un profumo di arrosto, un pollo arrosto. Tu Mi Valentino sta devi facendo delle capire, gran risate. ma tu Valentino devi capire che lei dovrà dire qualcosa domani sul rispolone, lei e qualche altra ragazza. Demolizione, demolizione. Preparatevi, preparatevi. Abbiamo una lunga chiacchierata da fare. Vedi, Potrai purtroppo. rispondere a tutte le domande che ti faranno, sì? Perché no? Oh. Se può servire a qualcuno, assolutamente sì. Assolutamente sì. Che ne abbiamo fin troppo da dire, ne abbiamo. No, io vedi, il punto è che non sono aggiornato su queste cose, quindi come ti dicevo, posso più dire solo le cose belle, raccontarti degli episodi, belle vicende, posso raccontarti tanto, però più sul lato positivo che tra virgolette sul lato negativo di alcune vicende e quant'altro. Certo, certo, certo. A me il dissing purtroppo mi compete poco. Ma no, Perché no, appena no, ma vedo ci un penso qualcosa io, che non mi ma ci penso piace, io, non preoccuparti, non preoccuparti. appunto, Ci appunto, penso e così. ci riesco discretamente, dai. Non benissimo. Assolutamente no, È il mio lavoro quello, no? ti riesce benissimo, ti Ma riesce senti, benissimo. ma potresti darci? Sei una bella ragazza, eh? Potresti dirci una piccola cosina per domani? Una No, piccola. Proprio non ci dice niente, zero spoiler. no. Dai, sul rispolone, ci sta guardando il rispolone. No, no, No. no, no, chi vuole viene. Chi vuole viene Domani domani. sera vi preparatevi tutte le domande, così chiariamo tante cose che non vanno bene e magari salviamo altre persone che cercano veramente un personal trainer. E non un personal trainer finto, perché soprattutto evitiamo magari che qualche altra persona si distrugga, perché direi che ne ha distrutte abbastanza persone. No, Molto vabbè. bene. Ovviamente ci sarà anche Luca, eh? Dai, c'è anche lui? Benissimo, benissimo, Sì. benissimo. Siamo tutti, siamo noi, siamo il team Rispoli. Porca miseria, porca miseria. Bianca, c'è un gruppone dietro. Scusami, a Sì. questo punto il team leader. Va bene. Io vi saluto, ci vediamo domani sera alle 9. Assolutamente sì, ti aspettiamo per Ciao. demolirlo. Grazie mille, cara. Ciao. Ciao cara, ciao cara. Sì, cari miei. Ne conosco pochi di personaggi, cattivissimo. Immagino. Valentino, non gli piacciono queste cose. No, non è che non mi piacciono, è segrete.
La mia giornata 24 ore sono troppo poche, ok? Io sono sempre alla, 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 cerca di una, alla ricerca, chiedo scusa, di una crescita personale. Pertanto, se tu ti metti a guardare stronzate che comunque non ti fanno crescere, ok? Riduci il tempo che tu hai per fare le cose. Io porto avanti tanti progetti, ma davvero tanti, più di quelli che racconto, anche perché purtroppo in Italia ci sta anche quella teoria che se sai fare più cose, probabilmente non le sai fare tutte bene. Bravo. Invece, io non sono così convinto, cioè nel senso che a me più cose mi riescono bene, ho solo bisogno di un sacco di tempo. Quindi pertanto mi chiedo, attenzione, più cose, cioè io faccio 3-4 cose nella mia vita, non è che ne faccio 50, ok? Però per dirti una cosa, cattivissimo, tu lo sai che io 2 volte a settimana, la sera, vado a giocare all'escape room. Ah, non lo sapevo, non lo E sapevo. nessuno lo sa, perché poi negli escape room non è che puoi far vedere il gioco, roba del genere. Quindi io ho la passione dell'escape room, poi c'è il paddle, poi c'è il calcetto, poi c'è la palestra, poi c'è la fidanzata, ok? Poi seguo tutto quello che è l'aspetto della mia fidanzata, che comunque è un artista abbastanza ricercato, e quindi voglio dire, ci devo stare parecchio dietro. Poi c'ho i miei investimenti, la mia app, i miei 300 clienti. I miei clienti sono operativo dalla mattina fino alle 18 per loro, 10-18 per loro. Quindi voglio dire, il tempo rimane poco per vedere tutte le cazzate e varie. Io quando sento che voi avete parlato di Fede Rossi che tornerà a preparare, a gareggiare, ok? Io l'ho visto a Fede Rossi in gara e ti dirò, quando feci la gara, era l'unico che faceva un buon vacuum. Era l'unico. E all'epoca, nella federazione per la quale ha gareggiato la IFBB di Mondello, l'Elite, il vacuum era una cosa obbligatoria. Ancora penso vale, no? Ah, bravo, mi correggi, va benissimo, penso. Quindi è come se gli altri atleti affetti di lui, ok, saltassero una posa nei confronti. Quando vennero la gente diceva a me, hai visto, hanno fatto vincere a Fede Rossi, hai visto, hanno fatto vincere a Fede Rossi. Io gli risposi agli altri, sì. E intanto era l'unico che ha fatto la posa obbligatoria del vacuum, gli altri non l'hanno fatto. No, ma infatti vale il discorso, non era Punto tanto primo. la condizione, perché anche la condizione non era male. È proprio stato il fatto che ha messo quest'ultimo posto dove dice che non fa la dieta, si prepara senza seguire la dieta, cioè è una cosa. Fermati, 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 fermati. Allora, lui deve accontentare al suo pubblico. Certo, ma è come Quello. se, vale, ma è come se noi si va in gara e si dice no, noi non abbiamo mai usato i supporti, cioè è proprio prendere in giro le persone. Aspetta, ma tu il tuo pubblico, se gli dici una cosa del genere, ok, lo offendi. Allora io dico sempre la verità. Perché dico la verità? Io ho conosciuto persone importanti, gente di rilievo. Io ho conosciuto pure Boss e io sono rimasto sconvolto dalla verità che le persone dicono, di rilievo. E dicevo, e una volta ci facevo proprio una domanda uno, ok? Dissi, tu sei così potente e ti metti a darmi così tante spiegazioni a me che non sono nessuno. Lui mi disse, una cosa risaputa, tra virgolette, nessuna scoperta dell'acqua calda, lui disse, se vuoi essere rispettato nel modo in cui tu rispetti me, tu sai perché mi rispetti? Perché io sono una persona che ti rispetta. Se io non ti rispettassi, tu non mi rispetteresti a questo modo, ok? Io ero giovane, avevo 16 anni, ok? Mi ha segnato quella cosa. Io voglio il tuo rispetto. Sei un bravo ragazzo, un ragazzo in gamba, un ragazzo che ha studiato, un ragazzo che fa bene il suo lavoro. Voglio il tuo rispetto. E come lo ottengo il tuo rispetto? Rispettandoti a tua volta, se io ti snobbo, perdo il tuo rispetto, e a me questa è una cosa che mi dispiace. Io ti dico una cosa: lui non ha rispetto del suo pubblico perché il 50% delle persone che lo seguono per discriminarlo, per prenderlo per il culo. Guarda, un periodo pure io mi viene voglia di seguirlo. Stiamo parlando di un mese, 2. Io, infatti, non lo seguo. Infatti, non lo seguo. Assolutamente no. Ma pensa che io un periodo non ho seguito nemmeno Eugenio. Pensa che a me mi succede pure dei periodi che Eugenio, vedo che mi esce la storia,
la schippo perché non ho interesse in quello che, e non sto parlando, non è questione di parlare male di Eugenio, è proprio per dirti, io non ho interesse nel è napoletana, lui c'ha interesse nel raccontarti determinate cose e vede che c'ha del seguito, allora va bene. Sai un mio grande rimpianto qual è? Te lo dico subito, che io adesso in questa diretta sto avendo un approccio, chiamiamolo serio, io sono Valentino in questa diretta. Spesso però per far funzionare i miei social devo dire la verità, ok? Sempre la verità, ok? Però devo calarmi in alcuni panni, ok? Che non sono del tutto professionali, devo essere un po' più terra-terra. Perché ho visto che quello funziona. Se Valentino iniziasse a fare il professore, verrebbe criticato. E fidati che potrei fare più professore di tanti professori. E invece resto umile, resto terra terra. Però mi dispiace perché alle volte vedo delle persone, no? Che si elevano a livelli più alti semplicemente perché sanno vendersi più come professori. Capo professore non sono. Io sento stima in alcune persone che ci vorrebbero gli schiaffi e magari le stesse persone non stimano me perché pensano che sia il caponcello napoletano che si è imparato a fare un personal trainer. La gente non lo sa che quando io avevo 16 anni e andavo a scuola, io mi leggevo il Flex, il Muscle Fitness e la mia professoressa non mi rimproverava. Sai che diceva? Diceva a me, Valentino, ma che viene a fare a scuola? Tanto tu lavori, io a 16 anni già lavoravo in palestra. La gente continua a dirmi vicino a me, Valentino, ma tu non sei laureato. Anch'io bigiavo e leggevo Flex. Valentino, ma tu non sei laureato. Una cosa che mi dispiace molto non essermi laureato. Sai perché non mi sono laureato? Per un'unica questione. Quando io avevo 19 anni, ecco, quando io avevo 19 anni e finì le scuole superiori, io non potevo andare all'università per un'unica questione. Te lo dico qual è la questione. Facevo 4.000 euro al mese di personal one-to-one. Avevo 19 anni. I miei amici, nessuno si sognava un lavoro, ma manco un lavoro da 1.000 euro al mese. Io all'epoca, finito l'istituto tecnico, facevo 4.000 euro al mese di one-to-one. E correvo per andarmi a fare scienze motorie. Mi dispiace, all'epoca non c'era il come si chiama quella là online. Sì. Dovevi andare tutti i giorni a Napoli a via Partenope che gli stava un'ora da casa mia. E io mi feci il dubbio: dissi, ma devo andare tutti i giorni là per prendermi la laurea per fare il lavoro che già faccio, che già c'ho il giro di 4.000 euro al mese. E io non persi. Pensa che a 23 anni mi aprì la mia prima palestra e questo la gente non lo sa, no a nome mio, no con la mia faccia, io ci lavoravo, la gente pensava che io ci andavo a lavorare dentro, non lo sapevano i miei investimenti, non sapevano un cazzo le persone, ok? E tuttora non sanno un cazzo e a me mi va sempre bene così, però purtroppo la gente vede che sono confidenziale, vede che sto terra terra tra virgolette e di conseguenza pensano che io non possa fare il professore, quando ripeto potrei fare molto il professore più degli altri. Io c'ho un'unica cosa che purtroppo mi rovina: se volessi fare il professore non parlo un italiano perfetto e ne vado fiero, ti dico il perché. Tra i miei investimenti, ora ti faccio fare una risata, diversi anni io ho avuto una pirotecnica. Sai che cos'è? No. Si vendono fuochi d'artificio. Ah, certo. Ok. Valentino Tozzi c'ha il patentino per la vendita di quarta e quinta categoria di fuochi esplosivi. A parte lì nelle tue zone vanno molto, eh? Ah, bravo! Certo. All'epoca io, che cosa facevo? Vendevo fuochi d'artificio. E in più lavoravo in palestra, ok? Quando andavo nel mio negozio, dove io non c'ero mai, perché io lavoravo in palestra, mi ritrovavo a parlare in italiano, ok? E spesso mi ritrovavo con le persone che avevano difficoltà nel comprendermi, ok? Quindi, perché poi ti lascio immaginare che classe sociale acquista i fuochi pirotecnici,
Ok, quindi gli anni della mia della pirotecnica io mi impuntai che dovevo parlare solo ed esclusivamente in dialetto, ok? Per acquistare, sai che cosa? Autorità. Perché quando la gente veniva vicino a me e mi chiedeva fuochi d'artificio, e gli dicevo che tipologia di fuoco d'artificio vuole, ok? E poi gli dicevo il prezzo, sono 72,50 €. Non funzionava, c'era sempre lo sconto, c'era sempre la domanda sul fatto se fossero buoni o meno. Quando io invece stavo là e dicevo, vieni, Pitkis, RAM 50 euro. Allora capì che il mio napoletano, anzi, il mio italiano, mi faceva perdere di autorità. E per avere autorità ho iniziato solo ed esclusivamente a parlare in napoletano. E questa è una cosa che, tra virgolette... Ragazzi, devo purtroppo chiudere perché ho la batteria che sto arrivato a 2-3%. Non vorrei che... Vai, vai, anche che stavo parlando di cazzate. Allora, niente, io volevo intanto ringraziare tutti. Ci avete fatto divertire, probabilmente. Tutti. Massimo, tu lo sai che per quella cosa che io so di oggi ti sono vicino. Giusto, Massimo? Racconteremo più avanti, se un giorno racconteremo. Valentino. Ciao, Leo. Grande Valentino, Leo. Buonanotte a tutti. Ci aggiorniamo nel prossimo video. Grazie ancora per il tempo. Grazie ancora, ragazzi. Ciao.